Bene, we continue now with the next lecture. Continuiamo con la prossima relazione. Please welcome Luigi Bianchi and Shimia Samantha. Buongiorno a tutti e benvenuti a Caorle. Good morning everybody and welcome to Caorle. Prima di iniziare volevo ringraziare gli organizzatori per averci dato anche quest'anno questa opportunità. Before starting, thank you very much all the organizers that give us the opportunity to do this lecture. Il titolo della nostra lecture è il Food Placement. The title today is the Food Placement. Il food placement è la descrizione di come un piede viene posizionato rispetto all'altro durante l'esecuzione del passo. The food placement is the description to how the foot is put on the floor, positioned on the floor during the execution of a step. Il piede può essere posizionato in qualsiasi direzione. The foot can be placed in any direction. Avanti, indietro, a lato, in diagonale, chiuso, attraverso. Forward, backward, sideways, diagonally, across or close. Per ogni passo azione il foot placement sarà sviluppato in due fasi. And for every step or action the foot placement will be developed in two phases. Centro bilanciamento, recupero. Center of balance and recovery. Iniziamo col centro bilanciamento. Il centro bilanciamento è una posizione dove il peso del corpo è equamente distribuito tra i piedi. The center of balance is a position of the body where the body is equally divided between the feet. Ad esempio, quando balliamo un passo avanti con guida di tacco, il peso verrà distribuito il 50% sul piede, sul tacco del piede che muove in avanti e il 50% rimarrà sulla pianta del piede che è rimasta indietro. For example, when we do a step forward with the heel in the contact with the floor, the weight is divided 50% in front and 50% on the back foot. Questa posizione si ottiene tramite la drive action. And this position is achieved through the drive action. Nella fase di recupero invece possiamo avere. In the recovery phase we can have. Recupero del corpo, recupero del piede, peso sul piede. Body recover, body recover of the foot and weight on place, on the foot. Analizziamo adesso il natural turn. Now we analyze the natural turn. A questo punto io inviterei in pista una coppia di amatori A1, Carmine e Giulia. Please welcome Carmine and Giulia. Iniziamo con Carmine. Prego Carmine. Piede destro avanti, recupero il piede sinistro al lato, recupero il corpo, troppo, ok, ripetiamolo, piede destro avanti, right foot forward, recupero il piede sinistro, recover the foot, the left foot, piede sinistro al lato, left foot sideways to the side. Recupero il corpo. Recover the body. Piede destro chiude a piede sinistro. Right foot close to left foot. Peso sul piede destro. Weight on on right foot. Piede sinistro indietro. Left foot backward. Recupero il piede destro. Recover the right foot. Piede destro al lato. Right foot to the side. Recupero il corpo. Recover the body.
Piede sinistro chiude a piede destro. Left foot close to right foot. Peso sul piede sinistro. Weight on left. Grazie Carmine. Andiamo con la donna. Andiamo Giulia. Piede sinistro indietro. Left foot backward. Recupero il piede destro. Recover the right foot. Piede destro al lato. Right foot to the side. Recupero il corpo. Recover the body. Piede sinistro chiude a destro. Left foot close to the right. Peso sul piede sinistro. Weight on left. Piede destro avanti. Right foot forward. Recupero il piede sinistro. Recover the left foot. Piede sinistro al lato. Left foot to the side. Recupero il corpo. Recover the body. Piede destro chiude a piede sinistro. Right foot close to left foot. Peso sul piede destro. Weight on left foot, on right foot. Grazie Giulia. Allora, abbiamo detto che il centro bilanciamento si ottiene tramite la drive action. La drive action è la coordinazione particolare di un ballerino che si trova all'inizio di ogni figura. So we said that the center of balance is achieved through the drive action, which is the specific coordination that you can find at the beginning to every figure. In un passo avanti la drive action è divisa in 5 fasi. In a forward step the drive action is divided in 5 phases. Scendere, resistere, controllare. Lower, resist, control. Spingere, recuperare. Push and recover. Vediamolo sempre con Carmine e Giulia. Let's see with Carmine and Giulia. Partiamo quindi dalla prima fase. Scendere. Lower. Il ballerino inizierà a scendere dalle ginocchia. Through the knees. Resistere. Resist. Il peso del corpo inizierà a sbilanciarsi nella direzione considerata. The body weight will go through the direction that we want to take. Controllare il ballerino. Ok. Il ballerino inizierà a spostare la moving leg insieme al peso del corpo fino al centro bilanciamento. The dancer start to move the moving leg achieving the center balance position. Spingere. Push. Il ballerino creerà un'azione di spinta in avanti. Recuperare. Recover. La nuova moving leg è portata sotto al corpo pronta ad iniziare un nuovo passo. The new moving leg is recovering under the body, ready to start a new step. Vediamolo anche da quest'altra parte. Scendere, resistere, controllare, spingere, recuperare. Grazie Carmine, grazie Giulia. In un passo indietro invece abbiamo una fase in più, che è la fase di preparazione. In a backward step we have one more phase, which is the phase of preparation. We prepare the foot. Quindi la preparazione è mettere la gamba per controbilanciare in avanti in modo da mantenere la drive action. So we put the leg on the backwards just to make a more balanced position and to control better the drive action. Adesso, in base a quello che abbiamo spiegato, sempre Giulia e Carmine faranno una piccola dimostrazione. Si può dire balzare in inglese? And now Carmine and Giulia will show us a little piece of waltz.
Grazie Carmine, grazie Giulia. A questo punto siamo giunti al termine, io ringrazio tutti per l'attenzione, auguro a tutti buon proseguimento dei lavori. Luigi. Thank you very much for your attention. Samantha. And thank you from me and Samantha. Carmine and Giulia. Carmine and Giulia. Thank you very much.